26 aprile 1998. La tensione è a mille. In palio c'è lo scudetto. Speriamo che domenica ci sia un arbitro daltonico e non si faccia influenzare dai colori delle maglie. Lippi schiera la Juve con tre difensori, quattro centrocampisti in linea, Zidane le punte, Inzaghi e Del Piero. Gigi Simoni punta su una linea mediana composta da Winter, Coé e Simeone, oltre a Jorkef subito dietro a Ronaldo. Tutto tranquillo per oltre 20 minuti, finché l'Inter si fa trovare scoperta. C'è un'incertezza generale e Del Piero segna il gol che probabilmente vale lo scudetto tricolore. Esplodi il Delle Alpi, ma la fine è ancora troppo lontana. L'Inter non è bella, aspetta spazi che nessuno è disposto a concederle, ma ha temperamento, si aggrappa al risultato con tutte le sue forze, non vuole mollare e dà dalla sua poi il fulmine a Ronaldo che per un attimo incenerisce tutto e tutti senza però trovare il pareggio. 70 minuti non proprio tranquilli, ma che danno l'idea che si possa rimanere nella norma. Ed invece ecco la corsa di Ronaldo, l'entrata di Juliano, le vibrate proteste di Gigi Simoni che entra addirittura in campo e il rigore che Ceccarini concede per un'entrata di West su Del Piero. Pagliuca ipnotizza Del Piero ed ancora l'espulsione di Sergio Pini, allenatore in seconda dell'Inter. Guarda, lo dico veramente, io spero di essermi sbagliato e di aver visto un rigore che non c'era. La sfida scudetto fra Juventus ed Inter. Ha vinto la Juventus, ormai lo sapete, e ora è a più 4, è alle mani praticamente sullo scudetto, ma è stata una domenica, anche questa dopo una settimana difficile, piena di polemiche per un rigore non concesso dall'arbitro Ceccarini ai nerazzurri. L'arbitro sarà il più tranquillo, perché gli basterà fare le cose semplici e tutti loderanno il superato. Queste le parole di Massimo Moratti alla vigilia del big match Juventus-Inter. Mai previsione si rivelerà più errata, mai una partita finirà con un fuoco di polemiche così acceso, dopo la mancata assegnazione del calcio di rigore per l'intervento di Juliano su Ronaldo. E dire che lo stesso Ceccarini si era detto sicuro che non sarebbe stato un inferno. Buongiorno signor Ceccarini, per la domenica sportiva. Mi dica. Il taxista vi ha detto buona giornata. Come sarà sicuramente una buona giornata. Questa partita per lei è un inferno oppure no? Oh, che inferno, il calcio non è un inferno. Ha paura di sbagliare? Lo sbaglio ci può stare, come in tutte le altre partite. Ora vediamo un attimino. La paura prima della partita non esiste, non c'è. Quindi io sono tranquillissimo. Il 26 aprile 1998 al Delle Alpi, invece, la temperatura è bollente. Ed il clima si fa ancor più incandescente dopo il fischio finale e nelle ore successive. Il 45enne direttore di gara livornese è un arbitro internazionale, ha diretto agli europei del 1996. Ma si vergogni! Ma si vergogni! Lei prima ha detto non sarà un inferno, però è stata una partita durissima da arbitrare. No, non è stata facile. A fine gara si assolve, mentre Moratti non ha aspettato neanche il fischio finale per lasciare lo stadio, con la motivazione di non voler essere preso in giro e la constatazione rabbiosa dell'esistenza di un complesso da parte degli arbitri. Non è fatto apposta, il fatto che ha paura a far del male alla Juventus forse, e questo è qualche cosa che non gli si toglie dalla pelle agli arbitri, quindi non è neanche colpa della Juventus, è proprio un complesso. Interviene anche la politica e lo fa a gamba tesa. Non credo che sia possibile che una squadra vinca tutto quello che ha vinto la Juventus perché ci sono gli arbitri che l'aiutano. Quindi insomma, un tifo può fare dei brutti scherzi anche a degli uomini politici navigati come questo. Il caso Ceccarini viene discusso nella seduta del Parlamento il 30 aprile e l'aula si trasforma in una curva, con insulti e scontri. Alle ore 12:38 l'agenzia Reuters annuncia al mondo
che nel Parlamento italiano c'è stata una rissa per la controversa decisione di un arbitro. Il paese si divide tra innocentisti e colpevolisti, tra juventini ed anti-juventini. Una ferita non ancora rimarginata a 10 anni di distanza. E che cosa le resta? Che cosa le resta di questa partita? Speriamo qualcosa dentro di me, per ora non posso dire. Che cosa dentro? Non mi chiedo cose tecniche, cose umane. Lei è rimasto contento? Ci dica almeno. Certo, certo che sono rimasto contento. E per quale motivo dovrei essere rimasto contento? Mi piacerebbe discutere l'episodio del rigore con tutti voi davanti alle immagini. Vedreste che io ero concentrato sul contatto in area tra Birindelli e Zamorano e solo all'ultimo ho spostato l'attenzione su Ronaldo. Quando ho girato la testa, Giuliano era già fermo e dunque io non gli ho visto fare quei due passi verso il brasiliano. Quindi non ho avuto il minimo dubbio. Altrimenti non avrei mai avuto la forza e il coraggio di dare, 20 secondi dopo, un rigore alla Juventus. Chi è stato in campo, queste cose le sa.